Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio. Gino Venturi, segretario di Will FPL Terni. A Terni Will organizza un importante corso di formazione per le professioni sanitarie sul tema della cannabis per uso terapeutico, ma anche un'occasione per parlare dell'uso e dell'abuso di cannabis. Ecco, un corso che ha riscosso un grande successo. Come sta andando? Sta andando benissimo, noi abbiamo accreditati 100 posti, abbiamo potuto rifiutare tantissimi, tant'è che pensiamo di fare una seconda edizione. Cannabis farmaco è acclarato che dà molti benefici per molte malattie, eppure ci risulta che ci è una grande ritrosia nel suo utilizzo. Abbiamo voluto fare questo convegno questo corso riconosciuto dal Ministero nell'ambito del programma di educazione continua in medicina per approfondire questo tema e l'abbiamo voluto fare con un approccio multidisciplinare, cioè vediamo gli aspetti non solo medici ma anche psicologici, è presente anche l'aspetto veterinario e quello legale, tant'è che sarà tra i docenti anche i funzionari della Questura di Terni, quindi vogliamo approfondirlo proprio per rendere più consapevolezza su questo tema. Marco Cotone, segretario di UIL FPL Umbria. Oggi a Terni questo importante corso di formazione per parlare di cannabis e cannabis per uso terapeutico, un evento che sta riscuotendo un notevole successo promosso da UIL. Sì, noi con questa iniziativa vorremmo cogliere il duplice obiettivo di fornire i crediti formativi agli operatori ma anche costruire una cultura diversa rispetto all'utilizzo della cannabis come uso farmacologico, perché ci siamo resi conto che all'interno anche del mondo della sanità vi sono delle resistenze rispetto a questo farmaco che nella terapia dell'errore potrebbe essere estremamente utile. Quindi l'obiettivo è offrire formazione, costruire cultura per dare un servizio migliore al cittadino. Ecco, l'impegno di UIL quindi proprio a favore dei cittadini e spazi in diversi ambiti. Sì, noi come UIL FPL rappresentiamo i dipendenti della sanità, delle autonomie locali e del terzo settore. È ovvio che all'interno della nostra categoria quindi questa cosa è estremamente sentita e noi speriamo che con questa iniziativa possiamo crescere la cultura rispetto a questo farmaco. Stefano Coaccioli, direttore della clinica medica di Terni e docente dell'Università degli Studi di Perugia. Oggi a Terni si parla di cannabis e di uso terapeutico di questa sostanza. Ecco, qual è, diciamo, l'utilizzo, qual è la realtà in Umbria di questa, rispetto all'uso di questa sostanza? Ma grazie della domanda. Questo ci permette di fare un passo indietro e di ripercorrere la storia della terapia del dolore. La terapia del dolore, soprattutto del dolore cronico, nonostante la presenza di almeno 3 leggi dello Stato italiano, trova ancora gli operatori sanitari e la popolazione generale poco informati e poco formati. Per quanto riguarda il dolore cronico, c'è la necessità di dare risposte a circa un quarto della popolazione italiana che soffre di dolore cronico. I mezzi ci sono, i farmaci ci sono, non ci sono nessuna ostativa, nessuna negazione, nessuna negatività da parte delle autorità ecclesiastiche, per esempio, come molti pensano. C'è bisogno di fare formazione e informazione, così è come per la cannabis. La cannabis entra nello scenario terapeutico del dolore cronico, per esempio nella fibromialgia, per esempio nella sclerosi multipla, perché sfrutta, come la morfina e i derivati della morfina, quindi gli oppioidi, anche la cannabis sfrutta dei recettori che sono fisiologici, che sono naturali, che sono endogeni, che ognuno di noi ha.
Quindi si tratta di sfruttare, ovviamente in maniera adeguata, ovviamente con una preparazione scientifica adeguata dietro, le proprietà terapeutiche, come ho detto prima, della morfina e degli oppioidi, ma anche della cannabis. Oggi parliamo di cannabis terapeutica, dell'uso terapeutico della cannabis e dell'uso e dei risultati che l'uso della cannabis, in particolari condizioni di dolore cronico, può fornire ai nostri malati. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arete Acquesio, torna puntuale tra un'ora.